L'arte contemporanea, in particolare la scultura, vanta oggi in Italia nomi illustri, come quello del maestro Guido Strazza, che espone ad Orvieto un presepe dal titolo Blu Notte, realizzato su incarico del professor Giuseppe Appella, critico e storico dell'arte di fama internazionale, direttore del Museo delle Sculture di Matera e al tempo stesso ideatore e promotore del prestigioso circuito itinerante dei presepi d'arte contemporanea, di cui, grazie all'intervento dell'Opera del Duomo, da 9 anni fa parte anche Orvieto. Il presepe esposto nel percorso sotterraneo del Duomo, antica sede dei depositi e delle lavorazioni dei materiali utilizzati dai cantieri del Duomo. Vediamo. Presidente Venturi, allora da 9 anni l'Opera del Duomo è riuscita ad inserire la città di Orvieto in un circuito importantissimo che è quello dei presepi itineranti promosso dal professor Giuseppe Appello. Sì, è così. È una manifestazione che oramai viene proposta da 9 anni. Orvieto, accanto ad altre città importanti come Roma, Macerata, Palermo, Matera e tante altre, propone ogni anno un presepe diverso, un presepe d'arte contemporanea realizzata dai più grandi artisti e maestri del 1900 e del secolo corrente, e quest'anno abbiamo l'opportunità di vedere esposta nei sotterranei del Duomo la creazione del maestro Guido Strazza, maestro, personaggio molto importante. Basti pensare che addirittura ha partecipato a una mostra organizzata da Marinetti, dove è stato volutamente chiamato per esporre le sue prime opere, e che quest'anno ha voluto proporre ed offrirci questo presepe per esporlo qui nei sotterranei, dove, come ho già detto nel discorso di apertura, nella cerimonia di apertura, verranno esposti anche altri presepi organizzati e realizzati da altri artisti e che verranno collocate in queste nicchie nella prossima settimana. La settimana antecedente al Natale si studieranno le collocazioni più ottimali e migliori, così da poter regalare un percorso visivo ai visitatori del Museo dell'Opera del Duomo, che percorrendo le sale degli affreschi poi giungeranno sino alla conclusione del percorso dei sotterranei. Diciamo, c'è anche custodito un presepe murario molto importante di grande pregio. Esatto, è un presepe murario rappresentato dalla Natività e dalla Venerazione dei Magi, un affresco che è stato staccato oramai da moltissimi anni dalla Chiesa del Carmine e conservato nel Museo dell'Opera del Duomo, e costituisce il primo presepe in questo percorso che dall'inizio alla fine dei sotterranei ci conduce poi all'arte contemporanea. Sono molto felice, molto onorata, insomma, di far parte questa sera, insomma, di portare, insomma, il saluto dell'amministrazione a questa inaugurazione così importante, a questo momento che ormai è diventato una tradizione per Orvieto, quindi l'esposizione di questo presepe che si ispira in genere, no, all'arte contemporanea e che possiamo ammirare e che avremo la possibilità, insomma, di apprezzare ancora di più grazie alle note che poi, alle descrizioni, agli approfondimenti e alle riflessioni che i maestri ci trasmetteranno. E volevo sì sottolineare comunque l'importanza sia di questo presepe ma anche dei prossimi che verranno allestiti nei prossimi giorni, proprio perché quest'anno il Comune ha voluto, insieme all'Opera del Duomo, arricchire questi momenti, il momento natalizio, con una nota che potesse ancora di più sottolineare l'accoglienza che il presepe stesso rappresenta per la Chiesa Cattolica, insomma, per la nostra comunità. L'elemento che salta agli occhi è il buio intorno e la luce. I due elementi credo che hanno caratterizzato quella notte. Quella notte, la Natività per antonomasia è un evento che si verifica di buio, nel buio. Nel buio viene accesa una luce, nel buio compare una stella. La luce emana da quella capanna. Ecco, vedete quindi il discorso cristiano del presepe,
che non è soltanto un elemento culturale, non è soltanto un elemento legato alla tradizione, ma un elemento vitale, molto semplicemente e praticamente. Il presepe collocato nelle nostre famiglie produce degli effetti nella famiglia, produce effetti di aggregazione, produce anche sentimenti, ci fa ritrovare dei sentimenti. Quindi vedete che quell'evento verificatosi 2000 anni fa ancora oggi produce quello che, per cui c'è stato, quindi la luce che ha illuminato le tenebre di questo mondo. E quella luce, una semplice, una piccola luce, una, chiamiamolo un batuffolo di carne in qualche modo, ha segnato profondamente ed eternamente la storia dell'umanità. Il presepe intitolato Blu Notte, maestro, è un presepe che vive di luce propria, possiamo dire. È un presepe in cui la luce ha un ruolo importante, che è quello di rinnovare ogni anno il ricordo di una presenza e che si rinnova in una nascita ogni anno sempre diversa e che ripropone un fatto successo migliaia di anni fa. Quanto è stato importante nell'ideazione di questo presepe la luce? La luce è stata importantissima come rivelazione appunto di luce in un mondo buio, che per quello si chiama Blu Notte. In questo buio accade qualcosa, viene annunciato qualche cosa, la luce lo dice chiaramente. E questa è l'idea centrale di questo presepio, un'annunciazione che si realizza con la nascita del bambino. Come mai ha scelto di mettere nel presepe le cinque figure principali, cioè la Madonna, San Giuseppe e i tre magi, e poi invece tutto il resto delle persone che noi siamo abituati a vedere nei presepe sono accennate dalle impronte di queste persone che vanno però verso la luce? Sì, è perché volevo che questa idea del blu notte illuminato dalla luce improvvisa non fosse disturbata da descrizione di qualche altra cosa, che la gente che va fosse solo annunciata con le orme. I re magi sono tre cilindri, simbolicamente tre entità che si muovono verso l'unica realtà di quella notte, la luce. Professor Appella, in una, diciamo, ideale graduatoria dei paesi europei in cui si svolgono attività dedite alle mostre, alle attività museali di arte contemporanea, secondo lei l'Italia quale posto occuperebbe? Ma io direi ancora una volta il primo, nonostante Londra, Parigi e New York da una parte, l'Italia forse produce più mostre che artisti da qualche tempo. Ed è molto attiva da qualche anno anche l'attività museale, tant'è vero che in diversi paesi del sud, piuttosto che costruire chiese, forse si costruiscono oggi più musei. Matera è tra le città italiane che ha avuto più larga eco, tanto da diventare capitale europea della cultura per il 2019. A questo proposito vorrei chiederle proprio questo, cioè quanto influenzerà, quanto condizionerà, quanto porterà di buono il fatto che Matera sia stata designata capitale europea della cultura per il 2019. In questo, nel panorama dell'arte contemporanea, in particolare delle arti scultoree, questo potrà portare dei giovamenti? Certo, intanto se l'attività si svilupperà come si spera, perché da oggi al 2019 passeranno 4 anni, quindi bisognerà costruire per il 2019. Ora, un'attività del genere convincerà certamente in primis i giovani che al sud si può rimanere. Quelli che vanno a cercare fortuna altrove dovranno rendersi conto che basta impegnarsi e credere nelle potenzialità della cultura per rimanere nei loro posti e formare
le nuove generazioni. Come è venuta questa idea intrigante, molto curiosa ma anche molto importante dei presepi itineranti da Trieste a Palermo, diciamo? Ma perché io ho sempre creduto che il rinnovamento della immagine di Dio possa venire soprattutto da quegli altri creatori che sono gli artisti. Non si può rinnovare l'arte sacra se non si tira gli artisti nelle chiese, così come si è fatto fino a tutto il Settecento. Purtroppo anche in queste attività si sta da qualche tempo più dietro ai portaborse che agli artisti di talento. C'era Padre de Couturier, un domenicano francese, che più volte ha ripetuto: meglio artisti senza fede che artisti senza talento.